Perché probabilmente quello che noi saremmo abituati, ci verrebbe spontaneo fare andando per qualche strada di Calcutta e vedendo i morenti o i cadaveri per strada, non è la stessa cosa che viene spontaneo fare ad un indiano che è nato all'interno di un'altra cultura e che quindi ha un altro tipo anche di rapporto con la morte. Questo non deve essere però, secondo me, qualcosa che ci inibisce o che ci, come dire, problematizza al punto da paralizzare l'azione, ma accettiamo che ci siano elementi inconsci, elementi che non riusciamo del tutto a sbrogliare, matasse aggrovigliate, e con questa nostra matassa noi diciamo faccio quello che posso. Qualcuno può fare poco, qualcuno può fare di più, qualcuno incide nel tessuto della storia in modo incomparabile, qualcuno fa una minima scalfittura, ma va bene così. Cercando sì di far crescere le piantine del nostro terreno, di far fruttare i talenti, ma i talenti fruttano nel terreno che abbiamo. Io ho terra un po' argillosa e quindi non è molto utile per un certo tipo di piante, ma è in quella terra lì che se esce un calicanto, allora è il più grande risultato. Se invece uno ha 18 ettari di terreno pieno di azoto che permette di far uscire un sacco di piante, allora è giusto che faccia uscire le piante con tutto quello che c'è dentro quel terreno, quindi con i suoi rimossi, con i suoi risolti familiari, con le sue pulsioni. In un certo senso direi è anche una accettazione misericordiosa di quello che noi siamo, cioè noi siamo anche inconscio, siamo anche superio, non possiamo illuminare tutto. La dimensione di illuminazione contiene in sé anche l'ombra. Secondo me è importante interrogarsi e per interrogarsi bisogna ammettere l'ombra, cioè legittimarsi al fatto che dentro ci siano anche degli aspetti non puramente altruistici, ma che sono legittimi. È importante dirseli, però riconoscerseli, Riconoscerli già è un modo anche per sì, Vangelo di perché se oggi. uno ha paura di trovare Del torbido. delle motivazioni, ma che non neanche torbide, ma delle motivazioni non idealistiche pure, eccetera, e poi non conosce se stesso, insomma. Vangelo di oggi era gratuitamente, avete ricevuto, gratuitamente dato. Questo gratuitamente a noi viene da pensare, fa un atto di volontariato. Non è quello, perché atto di volontariato si è già collocato in una categoria dignitosa, che merita rispetto, che fa bella figura, che ti fa di essere bravo. È proprio non misurarsi, io credo che voglia dire gratuitamente, ossia non misurare, non calcolare ciò che fai, fallo perché lo puoi fare come tu ci sei, non perché ti sei calcolato, ma ci sei, ti è dato di essere. Questa gratuità che ci fa saltare fuori dalla legge del merito e del demerito. Per cui è molto meglio, in un certo senso, però sto già peccando contro quello che sto dicendo, fare uno sgarbo gratuitamente che un atto di bontà super calcolato, super misurato, super posato, non è più gratuito. È meglio una bestemmia. Serve, sul serio. Un bestemmiatore che proprio in quel momento lì, no, gli viene una bestemmia, così che un atto di bontà, di solidarietà, è super programmato, è tutto messo in posa, ecco una cosa. È più bello. Esteriormente sembra. Esteriormente più bello. A volte mi sembra che nell'aria, no, adesso dico una prima, una sorta di autopurificazione, no? Facendo del bene a un altro, dando, come se si toglie una parte di me, anche a volte di gioia, una parte di te, e dandola come se si purifica. A me a volte viene un'idea del genere, no? Dando agli altri, quindi, e che è, giustamente, qui è proprio l'interesse.
alla propria purificazione, no? Credo che sempre c'è nel momento in cui poggi qualcosa, quello di cui lo accendi, proprio un momento che non penso a niente, non lo so per niente. O io quel pensiero che viene lo lascio andare. Devo, cioè, come hai detto prima, devo avere una grande, mi devo anche avere compassione di me anche in quel momento lì. Che comunque nasce il pensiero, no? Sì. Talvolta appunto accadono le cose migliori quando non siamo noi a voler farle accadere. Tu ti metti perché hai voglia a suonare e in quel momento un passante ascolta e si innamora della tua musica. Tu non hai calcolato, ma hai dato gratuitamente. Non sapevi neanche di darlo. Infatti il dono puro, paradossalmente, è il dono che non appare come tale né a chi dona né a chi riceve. E che quindi lascia tutto nella gratuità, come la famosa rosa di Angelus Silesius, che fiorisce senza perché, one varum, dice, senza motivo, senza un perché. La rosa fiorisce perché fiorisce, non chiede di essere ammirata, non pretende di allettare i nostri occhi o il nostro olfatto con il suo profumo, ma di fatto lo fa. Ma lei ha uno scopo. Questa è la nostra mente che però legge in termini di scopo, cioè è, la nozione di scopo è una nozione totalmente legata alla mente umana. Quando noi diciamo che il polline serve a, che la linfa serve perché le foglie possano sviluppare la clorofilla e la fotosintesi, sono tutte nostre proiezioni. La rosa non ha pensiero. E riduzioni anche, perché se tutti i semi diventassero un altro albero, un ciliegio riempie tutta la terra. Quindi è segno che sono senz'altro interpretazioni razionali, però non colgono, non dicono il fatto in se stesso, colgono un aspetto. Colgono che un ciliegio che farà un milione di ciliegie, una di quelle ciliegie diventa il suo successore. E quindi non sta nella legge del do ut des, ecco, non sta nel calcolo, sfugge, è oltre, è più grande. Finiamo il testo. E, no, perché poi ho un'ultima cosa che vi volevo far vedere, quindi prima che andiate via. Le nostre oneste persone si immaginano ora di poter giungere a un punto tale che la presenza di cose sensibili non significhi più niente per i sensi. Questo non riesce loro. Non raggiungerò mai una condizione in cui un rumore straziante per le orecchie sia piacevole come un dolce suono di archi. Si deve però giungere al punto che il volere, saggio e formato secondo Dio, si liberi da ogni piacere naturale. E quando il giudizio percepisce la cosa, ordini al volere di distogliersene, e la volontà dica allora, lo faccio volentieri. Guardate, allora la lotta si trasforma in piacere, già che diventa una gioia per il cuore quello che l'uomo ha dovuto conquistare con grande sforzo, e allora porta molto frutto. Quando io sento un rumore straziante, non dico, ah, che bel rumore, perché sono un santo. Dico, che brutto questo rumore, come mi ferisce, ma lo accolgo come brutto e accogliendolo riesco in qualche modo a distaccarmene, nel senso del distacco appunto, non ci sono più aggrappato, non diventa il centro della mia avversione che genera una catena di sentimenti negativi e di attaccamenti. Quindi riconoscere che qualcosa mi ferisce è diverso sia dal far finta che non ci sia, dall'ignorarlo, sia dal giocare al santo che pensa che tutto sia bene. No, si incontra anche il male, anche il dolore, in quanto male, in quanto dolore, quindi c'è una pulizia dello sguardo.
trasformare e convertire lo sguardo non significa appunto che tutto diventa improvvisamente piacevole, ma significa che si riesce ad incontrare in modo appunto equanime ciò che accade. E in questo modo, allora, quello che è, diciamo, con le parole di Eckhart, il dolore per l'orecchio diventa una gioia per il cuore, nel senso che diventa una manifestazione in quel momento di qualcosa che sì, mi tocca, mi affetta in modo fastidioso, negativo, ma che al tempo stesso eviene, accade, si dà come qualcosa che puramente è. Per me è negativo, mi crea dispiacere, ma in sé, dal punto di vista dell'evento, del darsi, è qualcosa che accade. Alcune persone vogliono giungere addirittura a essere libere dalle opere. Io dico, questo non può essere. Dopo il momento in cui i discepoli ricevettero lo Spirito Santo, allora cominciarono a operare le virtù. Quando Maria sedeva ai piedi di Nostro Signore, imparava, perché ancora era a scuola e imparava a vivere. Ma dopo, quando Cristo fu asceso al cielo ed ella ebbe ricevuto lo Spirito Santo, allora cominciò a servire, andò oltre mare, predicò, insegnò e fu servitrice degli apostoli. Qui fa riferimento alla leggenda aurea di Jacopo da Varazze, che nel 200 scrisse una serie di vite di santi, di geografie inventate, costruendo delle leggende che poi hanno dato origine a tantissimi dipinti e forme devozionali nel Medioevo e successivamente. In una di queste leggende si immagina Maria di Betania con la sorella Marta e Lazzaro essere trasferite dalla Palestina alla a Marsiglia. Sei Maria della Merda. Quando i santi divengono santi, solo allora iniziano a operare le virtù e allora raccolgono un tesoro per la beatitudine eterna. A questo punto volevo appunto distribuire queste fotocopie che ho fatto, non per trattenervi oltre modo, ma abbiamo ancora un po' di tempo. E allora facciamo girare. Due. Sì, no, una, sono due, sì, una pagina sola. Sono due diverse raffigurazioni di una serie di dipinti che credo di avere anche già citato, ma che mi si sono di nuovo affacciati alla mente nella parte finale di questa, di questo sermone di Eckhart, quando appunto parla dell'operare, del fatto che una volta diventati santi si opera. Cioè non si rimane nella dimensione di santità chiusa in se stessa, fino a se stessa. Questa è una serie di quadri, di dipinti realizzati nel XII secolo da un monaco cinese, Quan Shuyuan, che viene poi chiamata in giapponese Jugyuzu, immagini, figure dei 10 buoi o tori, bovini, perché in 10 tappe, in 10 stanze, in 10 immagini, si dà immagine di quello che è il percorso del monaco che inizia a disporsi alla ricerca dell'illuminazione, quindi ha uno scopo, c'è cioè un obiettivo inizialmente, poi raggiunge l'illuminazione e una volta raggiunta però accade qualcosa che proprio fa perdere di vista quello stesso obiettivo in vista del quale ci si era mossi inizialmente. Se volete la ripercorriamo rapidamente insieme per vedere qual è la dinamica e per provare a capire anche perché mi è venuta in mente il rapporto a Meister Eckhart e a queste ultime righe che ho letto. La parte, appunto, la raffigurazione superiore è circolare, quella sotto è lineare, va da sinistra a destra, ma teniamo pure la raffigurazione circolare.